No, sono regole di fisica. Cioè, all'epoca il silenzio, ecco qua parliamo di altri elementi importanti per l'armonia, il silenzio all'epoca era sicuramente diverso da quello che noi viviamo oggi. Quindi possiamo immaginare che quando Beethoven scriveva forte su una partitura, non è il forte che occorre oggi, perché il rumore di fondo che oggi viviamo, anche il chiacchiericcio della nostra mente, è molto elevato. Per cui il forte di oggi dobbiamo tradurlo con un fortissimo. È molto probabile che il piano di allora fosse il pianissimo, perché è tutto falsato dal contesto che ci circonda. All'epoca la possibilità di ascoltare nell'aria come delle voci di polifonia si incontrassero era un'occasione unica per comprendere i meccanismi di relazione.